Il 25 marzo scorso è stata varata definitivamente, dopo anni di discussioni e di dibattiti, la riforma della pubblica sicurezza. La riforma disegna una polizia di Stato diversa da quella che avevamo. Offre più spazi per fatti di nuova organizzazione e soprattutto cerca di elevare il livello di professionalità dei poliziotti. Da domani la polizia non avrà più le stellette. Al loro posto sulla divisa ci saranno mostrine col simbolo degli alamari, con le fiamme d'oro su uno sfondo cremisi, con la scritta Repubblica Italiana. I 68.500 poliziotti italiani faranno parte tutti di un'amministrazione unica. Ci saranno agenti, assistenti, sovrintendenti, ispettori, una figura completamente nuova sul modello dell'investigatore inglese, e commissari. Anche per la polizia femminile ci saranno dei cambiamenti. Uomini e donne avranno in polizia uguali diritti e doveri. Potranno svolgere qualunque indagine di polizia. Resta escluso l'impiego delle donne nei reparti celeri e nel servizio di ordine pubblico. Un aspetto importante della riforma e della smilitarizzazione della polizia è quello del riconoscimento dei diritti sindacali. Il ministro dell'Interno Rognoni, in un messaggio alla nuova Polizia di Stato, ha ricordato come in questi anni di lotta contro il terrorismo e la criminalità, costati tante vittime, la polizia sia stata sempre un punto di riferimento del comune sforzo di tutelare le istituzioni democratiche. L'attività svolta ha portato a risultati significativi, a testimonianza della professionalità della polizia, premessa di quell'incremento di funzionalità e di efficienza che la riforma porta con sé.